Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red. Come vedete siamo ritornati con i gameplay. So che per un po' mi sono assentato veramente tanto e sono scomparso praticamente. Però ragazzi, come avevo detto già in vecchi video, io dovevo traslocare, quindi era comunque una palese che sarei mancato tipo anche un mese, non ci sarei stato per problemi e altro. Mi spiace che sono mancato tutto questo periodo, però posso dirvi che ora posso riprendere di nuovo a fare gameplay, almeno la mattina mi sveglio presto, alle 8 come a quest'ora è, praticamente sono le 8. L'unica alternativa è di fare gameplay, di montarlo velocemente il più possibile e fare la pubblicazione programmata, così nel mentre io non ci sono il video verrà pubblicato tranquillamente. L'unica cosa ragazzi, queste sono le uniche cose da dire. Poi volevo anche aggiungere il fatto che sui vari gameplay che ho fatto, tra cui anche parlare di Distraint e gli altri, io ho visto che comunque Distraint è la mia serie più seguita, non solo per il fatto che sia uno dei pochi giochi considerati da YouTube Italia, probabilmente, ma anche dal fatto che ho visto questa differenza tra gli altri gameplay e questo. Io in questo qui, quello di Distraint, parlo molto di più, lascio le mie opinioni, cerco di immergermi insomma nella scena e tutto. Invece negli altri gameplay spesso e volentieri non è così. Spesso ho dovuto fare un sacco di tagli perché il silenzio tombale. Vabbè, questo era comunque il problema. E prendendo esempio dal mio video, prendendo esempio anche da altri youtuber che io seguo, tra cui ad esempio quei due su Sever, che comunque loro sono spesso aiutano gli altri a dare consigli come fare le cose. Quindi spesso e volentieri sto cercando anche di vedere come comportarmi in questo mondo. Insomma, praticamente la cosa più importante è comunque trattenere. Comunque il gameplay è fatto per trattenere le persone, se non parli rovini tutto. E poi volevo dirvi comunque ritornare, seguite anche This War of Mine, che è una serie veramente carina, anche se molto lungo il gameplay a differenza degli altri, però è veramente interessante. Astroneer, tutti quelli comunque gli ultimi che ho fatto, cercate anche di vedere, soprattutto i fan di Distraint, seguite anche quei video perché comunque lì cerco sempre di trattenere. Soprattutto il prossimo episodio che uscirà di Astroneer, seguitelo assolutamente perché ci sono veramente tante novità nel gioco, tra cui anche il fatto dei bug che sono risolti. Quindi ragazzi, seguitele assolutamente quelli di Astroneer. Non dico di seguire tutta la serie vecchia, ma il nuovo episodio che uscirà, seguitelo, perché lì ci saranno cose nuove che poi vi farò vedere, anche il modo in cui faremo il gameplay. Quindi ragazzi, cercate di non mancare anche in questi video e fatemi capire che comunque a voi interessa il mio canale, quindi comunque la voglia viene di più. Infatti Distraint è diciamo, il gioco che mi ha dato anche il fatto di fare altri gameplay, perché comunque mi ha dato l'idea che le cose possono andare bene. Più persone comunque seguono, più la cosa rende, diciamo, devo fare gameplay perché le persone le aspettano. Diciamo che questa è l'idea iniziale che ti fai dei gameplay. Ho sbagliato, ho messo battaglia locale, giocatore singolo. Comunque ragazzi, io direi di fare, no, niente test. Scegli la modalità sopravvivenza o sfida rompicapo. Io direi di fare sopravvivenza. Allora ragazzi, a parte ciò, come cavolo si girano? Ok, quello non era vuoto, ho sbagliato già, partiamo benissimo. Diciamo che devo praticamente sopravvivere alla morte, si può dire. Comunque ragazzi, tornando a noi, spero che le cose sono state abbastanza chiare. Comunque qui non si parlano. Oh cavolo, cosa è successo? Oh! Madonna! Calmati. È arrivato. Allora, io non ho mai capito come si usano le abilità, ti giuro. Come perdere una partita così velocemente? Ok ragazzi, io direi di mettere un attimo pausa per vedere un attimo i pulsanti perché non riesco a capire. Vabbè ragazzi, spero che, stavo dicendo, spero che comunque la cosa è chiara. Io voglio fare meno tagli possibili per il semplice fatto perché comunque credo che un gameplay decente è quello che ha meno tagli, in cui cerchi di trattenere in qualsiasi momento, anche se la scena sembra noiosa. O almeno questo è il mio parere, ho l'idea che mi sono fatto con tutti i gameplay che ho visto. Che ho visto, diciamo, in totale. Ok, questo non si vede un tubo.
Madonna, non so dove sto mettendo i mattoni. Ok. Ok, perfetto, ci siamo, diciamo, parati il culo in questo momento. Allora, io direi di... Scusami. Come si usano? Come uso quel coso? Vabbè, lasciamo stare. Che cavolo? Diciamo che... Ma fa quello, ho fatto cadere il mattone in caso. Oh. Va bene, diciamo che... La mia casa è bellissima adesso. Ah, siamo arrivati a 16 come record. Io direi di continuare a vedere a cosa riusciamo a arrivare a questo record. Non riesco a usare le abilità, non so perché, però vabbè. Forse J.E. boh, dopo provo. I sposta. Ok. Quindi probabilmente J che si usano, diciamo, le nostre abilità del nostro personaggio. Va bene ragazzi, vediamo di riuscire a fare più danni possibili in questo momento. Allora, ok, la prima ondata, vediamo cos'è adesso. Ok, velocità inaudita, non cadere. Allora, io direi di fare così, così non cade più niente. Cioè, la cosa divertente, non so come cavolo si sta reggendo tutta quella piattaforma. Ti odio. Diciamo che per il momento le cose vanno malissimo. Ok ragazzi, non ho messo giocatore online perché penso che alle 8 di mattina nessuno gioca a questo gioco. Già probabilmente quasi nessuno ci gioca. Probabilmente, poi non so, uno potrebbe farsi un'idea sbagliata. Io per adesso porto il single player, però se in caso ho la posta di pomeriggio e posso portare dei gameplay online, per me va bene. Solo che per adesso accontentatevi del single player. So che alla fine non è che gameplay stia portando io di questo gioco. Alla fine non vedo un cazzo. Cosa è successo? Dai! Non si vede niente. Che cazzo di torre ho fatto? Io direi di scendere un po'. Vabbè, guardiamo il lato positivo. A me è ritornato tutto normale. Sto mettendo tutti i mattoni storti. Questo gioco, ti giuro. No, cos'è la seconda ondata? No, non lo so. Non credo che sia così male questa cosa. Ah, non posso girarle addirittura. Te pareva che non cadeva qualcosa? No, non cadere. Ti odio. Dai ragazzi, mi faccio l'ultima partita almeno per vedere se riesco a fare qualche punto. Cioè non è possibile che perdo sempre così. Diciamo che è abbastanza difficile questa modalità. Aspettavo che fosse più facile dell'altra, invece uno può sbagliare nella vita, insomma. Allora, vediamo come posizionare i nostri mattoncini in modo che non ci facciano perdere facilmente. Spero che non arriva già l'ondata. Allora, direi di questo di metterlo. Guarda, non... Che cavolo? Dove lo metto questo? Perfettissimo qui. Addio, pianoforte. Ti giuro, questo gioco fa impazzire. Che cazzo è questo? Cioè, praticamente se lo metto... Oh! Se l'avessi messo meglio, forse sarebbe stato più utile come cosa. Diciamo che vorrei riuscire a superare il mio record, se ci riesco. Ho messo quel coso storto, quindi... Probabilmente cade qualcosa, non cadere... Ah, bellissimo, proprio il miglior castello del mondo. Dai, l'ultima partita me la faccio, perché non sono soddisfatto, diciamo, di questa partita. L'ultima la devo fare, ragazzi. So che vi romperò ancora le scatole con questo video, però... Capitemi, un uomo... Non vuole mai perdere. Così. In questo modo, praticamente. Diciamo che... Già è persa a prescindere questa partita. Si può dire. Ma poi cadono a caso i mattoncini. Non è che tu dici, vabbè, però... Hai messo male. Ok. Ti giuro, non so cosa, ma come andrà a finire qui. Senti. Peggio di prima, vero, questa partita? Voglio fare l'ultima, vi giuro che questa è l'ultima. Che non ci posso credere che ho perso, insomma, in questo modo.
Allora, questo direi di metterlo dritto. Ok, questo così. Ti giuro, devi riuscire a mantenere. Ok, non dovrebbe cadere più quel pezzo. Spero che non sia quello veloce. Oh, questo è peggio. Visto che mi ricordo le posizioni degli oggetti, qui dovrebbe andare bene. Non vedo niente. Ti pareva che non cadeva? Ok, così dovrebbe reggere tutto ora. Perfettissimo. Ho fatto una cosa molto intelligente. Questa no, per esempio. Questo devo metterlo qui, così regge tutto. Ti prego, dimmi che non è quello veloce. Ok, questo è quello là. Diciamo, pesano un quintale. Non posso girarli, però. Non so come sto riuscendo a resistere in qualche modo. Ok, dovrebbe riuscire a mantenere tutto adesso. Madonna, non so come lo sto costruendo questa cosa. Bellissima. Ora dovrei riuscire a fare tante cose. Non ho mai fatto così tanti punti. Perché va così veloce? Forse era meglio. No, no, no. Ho andata 4. Credo che ho perso. Però va bene, almeno abbiamo costruito il nostro super castello di 27 punti. Ho fatto il record, nuovo record 27. Vai, almeno ho fatto qualcosa in questa partita. Bene ragazzi, spero che questo mini gameplay vi sia piaciuto e spero che è stato abbastanza soddisfacente. E ragazzi, come vi ho detto, cercherò di fare più gameplay possibile la mattina e pubblicarli il più velocemente possibile. Poi vi ho detto che in modo che cambierò le cose, più che altro anche il modo di parlare. Cercherò di essere più attivo con la voce, cercherò di seguire più voi che il gameplay. Devo evitare di distrarmi troppo, insomma, questa sarebbe la sintesi di oggi. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!